Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della vertenza Cerella, perché la regione mette a disposizione 500.000 euro per salvare l'azienda di trasporti Vastese. Il servizio è di Ludovica Pelliccioni. Vediamo. Potranno dormire sonni tranquilli i dipendenti e i fornitori dell'azienda di trasporti Vastese Cerella. Lo assicura il presidente vicario della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, in seguito all'incontro avuto questa mattina in regione a Pescara con i rappresentanti sindacali e lavoratori che rivendicano il pagamento degli stipendi dovuto ad una grave crisi di liquidità che sta portando al collasso tutta l'attività di trasporto gestita dall'azienda del Vastese. Sabato abbiamo assunto una delibera con la Giunta in cui abbiamo dato mandato al consigliere Nicola e a me, che andremo il 19 all'Assemblea di Tua, a chiedere che l'Assemblea di Tua proponga una ricapitalizzazione per l'Assemblea, la riunione del Consiglio di Amministrazione di Cerella che si terrà nella settimana successiva. Noi come Regione abbiamo messo a disposizione un trasferimento di risorse verso Tua di 500.000 euro per poter garantire questa soluzione. Naturalmente la cosa è motivata dal fatto che se non lo facessimo si interrompe un servizio essenziale per un pezzo di territorio particolarmente delicato e tra l'altro si manderebbero a casa senza stipendi e 70 o più lavoratori, che non stiamo facendo un finanziamento tampone, noi stiamo facendo un finanziamento che consente la necessità che questa società ha di presentare un piano industriale, nella delibera tutto ciò è indicato con grande chiarezza, un piano industriale di rilancio della società. A mio avviso è una società che merita assolutamente della partecipazione pubblica, fa un servizio in modo corretto, con costi contenuti, andava trovata una soluzione, stiamo trovando la migliore dentro lo schema delle norme attuali che ci impongono alcune scelte sì e ce ne pregiudicano altre. Una buona notizia adesso: Denis Cavatassi è stato assolto dalla Corte Suprema thailandese, che ha dunque confermato l'assoluzione dell'agronomo di Tortoreto, detenuto in Thailandia dal 2011 e condannato nel 2016 alla pena di morte. Lo ha annunciato questa mattina il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi, che ha assicurato anche il pronto ritorno a casa dell'abruzzese. Denis Cavatassi era arrivato in Thailandia nel 2009 e condannato a morte nei primi due gradi di giudizio con l'accusa di essere stato il mandante dell'omicidio di un amico e socio d'affari, Luciano Butti. Sono finalmente libero, queste le prime parole di Cavatassi, raggiunto al telefono via WhatsApp dalla sorella Romina. Raggiunta telefonicamente, ha detto: ho ricevuto un vocale WhatsApp alle 5:30, ora italiana, non riesco ancora a crederci, stiamo aspettando di sentirlo, ormai è questione di poco, spero rientri prima di Natale. Apprendo con sollievo della soluzione dell'imminente rientro in patria di Denis Cavatassi, ha aggiunto in una nota il presidente vicario della giunta regionale dell'Abruzzo Giovanni Lolli, che ha anche detto: ho sempre creduto nell'innocenza del nostro corregionale ed esprimo a nome di tutta la comunità abruzzese la gioia di poterlo finalmente riavere tra di noi. Cambiamo argomento adesso: il turismo in Abruzzo cresce costantemente ed è la provincia teramana a trainare il settore. Se ne parlerà proprio a Teramo durante gli stati generali regionali del turismo, che oggi e domani metteranno a fuoco le strategie del futuro. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. È la città di Teramo ad ospitare la grande kermesse dedicata al turismo in Abruzzo, curata dall'assessore regionale Giorgio D'Ignazio. Teramo, infatti, è la provincia che traina l'intero settore con il 70% di vacanzieri che ogni anno sceglie di venire proprio in Abruzzo. Uno speciale osservatorio ha stimato che Teramo abbia contribuito a migliorare la performance positiva dell'intera regione con più 3,5% di arrivi e più 2,6% di presenze. Chi viene di più in Abruzzo? In Abruzzo vengono un target un po' più alto con l'età, sappiamo che vengono più uomini rispetto alle donne, sappiamo che vengono più dal Lazio, dalla Campania, in Italia, dalla Lombardia, poi dall'estero vengono dalla Germania, poi dall'Olanda, insomma oggi noi conosciamo chi viene, ma questo sistema è importante anche per gli albergatori che interfacciano con il sistema Sidra e con questo loro capiscono
come è andata il mese precedente, come è andata la stagione precedente e quindi le azioni strategiche da mettere in campo sia singolarmente sia come Regione Abruzzo. Chi vorresti intercettare maggiormente? Vorremmo diventare partner per esempio con la Sicilia, per cui abbiamo implementato i voli sia su Catania sia su Palermo, per esempio per l'inverno, per il winter, per la montagna. Così come vorremmo diventare partner principali per la campagna, sempre sulla montagna, e intercettare sempre più turisti a livello italiano, sia per il summer, quindi l'estate, ma perché noi offriamo, e l'ho visto proprio toccato con mano, artigianato in fiera a Milano, offriamo non tanto sulla spiaggia che oggi magari ha un diciamo quasi un numero quasi di saturazione per i periodi estivi, ma soprattutto sul trekking, sulle aree interne, che nel 2018, perché noi oggi finalmente abbiamo dati certi, anche se non vidimati Istat, ma certi, sul 2018 nelle aree interne abbiamo avuto un implemento che va dal 4,4, dove è più basso, al 4,6%, ed è sempre più forte la richiesta sulle aree interne. Gli stati generali del turismo che si svolgono in questi due giorni a Teramo festeggiano importanti riconoscimenti per il territorio abruzzese. Infatti, alla più grande fiera italiana del turismo a Rimini, l'Abruzzo ha vinto il riconoscimento come regione più accogliente e un premio speciale per Food & Travel Italia 2018. Rimaniamo a Teramo, dove migliora la qualità della vita con una crescita di 7 posizioni. E dunque Teramo si posiziona al primo posto della classifica regionale e al 53esimo di quella nazionale. Peggiora l'Aquila, meno 7 posizioni, ultima in Abruzzo e 70esima in Italia. Nel mezzo ci sono Chieti al 57esimo posto con un miglioramento di ben 11 posizioni e Pescara al 64esimo che perde 2 posizioni. Sono i dati per l'Abruzzo contenuti nell'indagine sulla qualità della vita del 2018, lo studio annuale del quotidiano Il Sole 24 Ore, pubblicato sull'edizione odierna. 6 le aree prese in considerazione, ricchezza e società, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Opportunità di sviluppo della macroregione adriatico-ionica, si è parlato a San Salvo, dove l'UniPMI ha presentato il volume scritto da Fabio Travaglini che analizza proprio le possibilità di collaborazione economica con i paesi che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio. Tra gli ospiti anche il presidente nazionale di Feder Terziario Nicola Patrizzi, il servizio di Manuela Iorio. Opportunità di sviluppo e strategie di crescita della macroregione adriatico-ionica, formata da 8 paesi vicini e che hanno tratti comuni dal punto di vista storico, culturale e antropologico. Si tratta dell'Italia, dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia, della Croazia, della Grecia, della Serbia, del Montenegro. Territori che possono crescere insieme puntando su economia e turismo. Se ne è parlato a San Salvo in un incontro organizzato all'Istituto Professionale Mattioli, moderato dal giornalista Luigi Spadaccini, dove Fabio Travaglini, direttore dell'Unione dell'Industria e delle Piccole e Medie Imprese, ha presentato il suo volume sull'argomento. 4 pilastri di sviluppo su cui investire: infrastrutture, riconnettendo i territori via mare e via terra, blue growth, ossia crescita blu, tutta l'economia legata dunque al mare, ancora sostenibilità ambientale e turismo sostenibile, all'interno del quale ad esempio l'Europa ha chiesto di creare 5 nuovi itinerari macroturistici regionali. Quest'anno ci siamo voluti dedicare alla strategia per la macroregione adriatico-ionica, che è la strategia unitaria di un'area, che è quella che, degli stati che si affacciano sull'Adriatico e sull'Ionio, che presenta delle caratteristiche unitarie dal punto di vista economico e culturale e grandi potenzialità per lo sviluppo, tenendo conto che su oltre 6 milioni di imprese della macroregione, circa 5 milioni sono imprese italiane, si capisce come per le nostre piccole e medie imprese possono aprirsi dei grandi scenari. Tra i relatori anche Nicola Patrizzi, presidente nazionale di Federterziario, a cui fanno capo 96.000 imprese, fresco d'incontro al Mise con il ministro Di Maio, a cui ha chiesto una riforma efficace della pubblica amministrazione che semplifichi la vita delle imprese, agevolando soprattutto l'accesso ai fondi strutturali europei. E agli studenti in platea ha parlato proprio dell'importanza delle risorse comunitarie.
In questo quadro le risorse comunitarie che tornano indietro sostanzialmente dall'Unione Europea sotto diverse forme, quindi in termini di finanziamenti che vengono articolati nei programmi operativi nazionali o nei fondi interregionali, sono effettivamente le uniche risorse libere che in maniera complementare danno la possibilità di sostenere degli investimenti utili allo sviluppo del Paese. Fondamentale anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro la formazione su cui investe l'Unione dell'Industria e delle piccole e medie imprese. Abbiamo una società che si sta evolvendo e si evolve velocemente, pensiamo un attimo alle tecnologie, alla robotica che sta prendendo il sopravvento sulle professioni e quindi noi come organismo di formazione e come ente di rappresentanza dobbiamo innanzitutto aiutare i ragazzi per adeguarsi a nuove forme professionali che si implementeranno negli anni ad avvenire, ma soprattutto dobbiamo aiutare le aziende a riqualificare i lavoratori. Nei giorni scorsi un gruppo di lavoratori della ex Bluetech in Val di Sangro ha deciso di aderire all'unione sindacale di base. Vediamo il servizio. L'USB entra come rappresentanza sindacale nella ex Bluetech di Val di Sangro. Il sindacato di base ne dà notizia in una conferenza stampa a Lanciano, ricordando quali sono le prerogative produttive dell'azienda che lavora componenti per Sevel. I vari problemi nei ritardi accumulati per il pagamento degli stipendi ha più volte bloccato la produzione dei Ducato a causa degli scioperi. L'USB, ha spiegato Luigi Iaci in conferenza stampa, è entrata in fabbrica per dar voce a quanti non si sentono più rappresentati dai sindacati tradizionali. Che l'azienda ha avuto dei problemi e gli operai, oppure gli operai si sono fermati perché avevano delle questioni insolute, si è fermata anche la più grande azienda del nostro territorio, che significa che la Bluetech a tutti gli effetti, oggi Ingegneria Italia, svolge un ruolo diciamo fondamentale per FCA e quindi le preoccupazioni che sono legate al futuro di questa azienda sono preoccupazioni che hanno diciamo così una ricaduta su tutto lo sviluppo industriale dell'area della Val di Sangro, in particolare in quella legata allo sviluppo industriale di FCA. Siglata la convenzione tra Regione e Terre Verdi Teramane che consentirà la tutela e la valorizzazione degli interessi della comunità abruzzese e appunto Teramane. Vediamo. Siglata questa mattina la convenzione tra Regione e GAL Terre Verdi Teramane. Si conclude così un percorso importante che erogherà 27 milioni di euro a disposizione degli 8 GAL abruzzesi per il piano di sviluppo rurale. I GAL sono gruppi di azione fondamentali previsti nel piano di sviluppo rurale. Noi abbiamo messo a disposizione 27 milioni di euro per gli 8 GAL abruzzesi. Oggi firmiamo finalmente la convenzione con il GAL cosiddetto Teramano e così possono iniziare una serie di attività sul territorio di promozione, di comunicazione, ma soprattutto di sostegno alle comunità locali. Qual è l'importanza del nuovo GAL per il territorio teramano? È una scommessa innanzitutto, soprattutto perché vogliamo mettere in campo un'idea progettuale particolare che può essere scontata ma non lo è, quella di favorire le aggregazioni, la partecipazione in comune tra aziende principalmente e anche tra enti. Queste sono cose che si dicono sempre e poi nel concreto non si attuano. Noi vogliamo fare un'azione culturale di informazione nei confronti del tessuto produttivo dell'area e favorire diciamo, queste aggregazioni dando contributi, quindi emettendo bandi per chi effettua delle fasi di lavoro in comune. Sabato mattina a Roseto degli Abruzzi si è celebrato il Consiglio Comunale straordinario che ha assegnato la cittadinanza benemerita allo storico dirigente dei Roseto Sharks, Vittorio Fossataro, scomparso lo scorso 4 novembre. Il servizio di Alfredo Primante. Vittorio Fossataro ora è un rosetano onorario.
Sabato mattina il sindaco Sabatino Di Girolamo e il presidente del Consiglio Comunale Teresa Ginoble hanno conferito la cittadinanza benemerita allo storico dirigente del Rosetto Sharks scomparso il 4 novembre scorso. La cittadinanza è stata conferita in esecuzione della volontà dell'assise civica del comune espressa nella seduta del 27 settembre per aver contribuito a rendere più alto il prestigio di Rosetto degli Abruzzi mediante l'assidua e disinteressata operosità volta all'organizzazione e alla realizzazione di iniziative di carattere sportivo, sociale, culturale e turistico. Vittorio Fossataro è stato questo, un protagonista della vita della nostra città per decenni, un uomo che non si è mai sottratto, assolutamente mai sottratto, a rendersi partecipe di tutte le iniziative in campo lavorativo, in campo culturale, in campo sportivo, a tutte le iniziative che si svolgevano sul Roseto. Un uomo che ha amato Roseto e che Roseto aveva il dovere di ricordare adeguatamente. Dopo gli interventi dei consiglieri Emanuela Ferretti, Marco Angelini, Ennio Pavone e Mario Nugnes, che hanno voluto personalmente omaggiare Fossataro, il presidente del Consiglio Comunale Teresa Ginoble e il sindaco Sabatino Di Girolamo hanno consegnato la rosa d'oro e la pergamena ai familiari presenti. Il mosaico degli oleandri, altro fiore simbolico di Roseto, realizzato da Bruno Zenobio, è stato consegnato invece dal consigliere Rosaria Ciancaione. E adesso apriamo l'ampia pagina di sport, partiamo ovviamente con la Serie B perché questa sera al Bentegodi il posticipo di Serie B tra Verona e Pescara che chiuderà la 16ª giornata di campionato. I biancazzurri cercano il colpo che è riuscito una sola volta in casa dell'Ellas proprio nell'ultimo precedente quando il Pescara di Zeman si impose per 1-2, eravamo all'esordio di campionato. È l'unica vittoria in casa veronese per il Delfino che per il resto ha perso 13 volte e pareggiato in 6 occasioni. Un solo dubbio di formazione per Baby Billon che sembra intenzionato a ridare una chance a Monachello al centro del tridente con Mancuso e Marras. L'attaccante siciliano sembra dunque favorito su Antonucci in questo secondo caso. Il centravanti dunque sarebbe Leonardo Mancuso. Per il resto squadra fatta con Castrati tra i pali, Balzano, Gravillon, Scognamiglio e Del Grosso in difesa, Memushai, Brugman e Macin in mediana. Nel Verona del duo pescarese Oddo, allenatore ed amico direttore sportivo, mancherà invece un ex come Crescenzi e lo squalificato Balkovec. Nella probabile formazione spazio in porta a Silvestri, in difesa l'ex frentano Almici, Marrone, Davidovic ed Emperor, in mediana Gustafsson, Zaccagni e uno tra Danzi ed Henderson. In attacco certi Matos e Di Carmine, ballottaggio tra un altro ex come Antonino Ragusa e il sudcoreano Lee. Direzione di gara affidata a Minelli della sezione di Varese. Scendiamo in Serie C adesso perché il pareggio del Teramo di sabato sera in casa della Vispesaro conferma le note positive di un punto preso sul campo di un'avversaria molto forte e lati negativi, ovvero la squadra non riesce ancora a sbloccarsi in zona gol. Un punto a Pesaro che conferma tutti i passi avanti e tutti quelli che il Teramo non riesce ancora a fare. Lo 0-0 del Benelli lascia un po' di amarezza, ma anche la sensazione di averla scampata sul finale, grazie al rigore di Olcese che si è stampato all'ultimo sospiro sulla traversa. Il diavolo muove la classifica con le grandi, specie quando gioca lontano da casa, e un motivo in fondo c'è. Su un terreno di gioco non semplice, contro una formazione che doveva fare la partita, il diavolo come di consueto gioca sull'avversario. Prova quando può e quando non riesce si ritrae e attende il momento propizio. L'errore di Piccione è un accidente all'interno di una gara senza troppe emozioni che ha mostrato una Vispesaro che non è sembrata affatto una corazzata. Ma questo è un altro discorso. Quello che conta in questo momento per Maurizi è muovere in qualche modo la classifica aspettando la sessione invernale di mercato che potrebbe portare dei rinforzi davanti e qualcosa anche nella zona mediana del campo. Sabato con la Triestina sarà una partita complicata al Bonolis perché tornano alcuni ex tra cui Mirko Petrella e perché il Teramo non può permettersi solamente e sempre di pareggiare. Probabile che Speranza possa essere a disposizione, ma tutto dipenderà dalla settimana di allenamenti. Spighi è tornato sabato sera seppur per uno scampolo, mentre anche Ventola potrà essere schierato dopo le 2 giornate di squalifica. Il problema rimane sempre il gol che non arriva o comunque arriva col contagocce. Piccioni avrebbe avuto la possibilità di sbloccarsi a Pesaro dagli 11 metri, si è preso il pallone anche
con Bacio Terracino in campo. Il tiro è stato fiacco e nemmeno troppo angolato, ma la tranquillità che manca all'ex Sant'Arcangelo gli ha impedito di vedere Tomei, che era clamorosamente spostato sul lato della porta, proprio quello verso cui Piccione ha indirizzato il pallone. Nonostante l'attaccante guardasse il portiere, non si è accorto che Tomei aveva già battezzato la sua conclusione. L'aspetto mentale in questi momenti è fondamentale. Con un pizzico di tranquillità in più, il rigore si sarebbe trasformato in qualcosa di sin troppo semplice. Invece allo stato attuale non gira nulla per il verso giusto, Maurizio lo sa, e per adesso prende il poco di buono che arriva. Aspettando tempi migliori, il tecnico si affida al pragmatismo, sperando che basti. Scendiamo adesso in Serie D. Ieri in campo per la penultima giornata di andata e finisce in parità 1-1 il derby del Rubens Fadini tra Giulianova e Notaresco, meglio i padroni di casa nel primo tempo. Nella ripresa però viene fuori la squadra di Cudini, che pareggia i conti e cerca, senza però trovarlo, il gol della vittoria. Il servizio di Paolo Renzetti. Giusto pareggio al Fadini tra Giulianova e Notaresco al termine di 90 minuti, che non hanno deluso le attese della vigilia, mettendo in vetrina due formazioni apparse in crescita rispetto alle ultime prove. Padroni di casa in campo con una formazione tutta nuova dopo la rivoluzione del mercato, gli ospiti rispondono con un 11 con poche novità rispetto alla gara persa a Cesena. Si comincia di fronte a 600 spettatori agli ordini del signor Catani di Fermo. In curva ovest i tifosi giuliesi ricordano l'indimenticato Danilo Di Vincenzo, scomparso tragicamente nel 96. Le due squadre si affrontano entrambe con il modulo 4-3-3. Al quarto d'ora cross di Del Grosso in area ospite, con Torelli prima e Tozzi Borsoi poi, che non riescono a trovare la conclusione. È però il preludio al vantaggio dei padroni di casa, che arriva due minuti dopo grazie a Tozzi Borsoi, che di testa su punizione calciata da D'Adamo salta più in alto di tutti, mettendo alle spalle Di Monti. Il Notaresco accusa il colpo e per qualche minuto non riesce a proporsi in avanti con decisione. Al 22esimo ci prova Salvatore di testa su angolo di Blando, ma la sfera termina sopra la traversa. Al 24esimo ancora Giulianova in evidenza, con Torelli che in aria da terra mette la palla al lato. L'occasione più clamorosa capita però ai rossoblù al 26esimo, quando c'è il doppio miracoloso salvataggio del portiere giuliese Mazzocchetti, prima su Candellori e poi sulla ringe con i piedi. La gara è intensa e non regala un attimo di pausa, visto che alla mezz'ora è Minella a colpire il palo a due passi dal portiere del Giulianova. Ancora ospiti insidiosi al 32esimo, con Candellori che mira all'incrocio mandando il pallone di un soffio al lato. Sul finale di tempo poi si rivede il Giulianova ancora con Tozzi Borsoi, che su punizione pennellata da Del Grosso trova la splendida risposta del portiere del Notaresco Monti, che evita il raddoppio della formazione di casa. Nel secondo tempo, al quarto minuto, esordio nel Notaresco di Colonna, arrivato venerdì scorso dalla Recanatese. All'11esimo Notaresco pericolosissimo con Minella, che in area giuliese mette fuori di un niente. Al 13esimo gridano al gol i tifosi del Giulianova, ma su angolo di Del Grosso De Fabritis di testa esalta ancora le qualità del portiere Monti. Derby ad alta intensità con il Notaresco che passa al 4-2-4 e che arriva al 22esimo così al pareggio con Moretti, che dopo il velo di Minella su cross di Liguori a due passi da Mazzocchetti non sbaglia per il gol dell'1-1. Per l'esperto attaccante rossoblù si tratta del terzo sigillo stagionale. Notaresco che ci crede. Al 35esimo e bontà per gli ospiti in rovesciata a trovare la deviazione del difensore giuliese Lennart. Al 37esimo bontà, crossa questa volta per Minella, che di testa chiama alla parata in angolo il portiere Mazzocchetti. Gli ospiti spingono alla ricerca del sorpasso, ma il Giulianova resiste e non corre più rischi, e dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale del direttore di gara Fermano per un 1-1 che alla fine accontenta forse tutti. Da un derby all'altro, con una zampata di Ettore Padovani dopo la mezz'ora del primo tempo, l'Avezzano fa suo lo scontro tra le due squadre più rivoluzionate dall'ultimo mercato, Avezzano e Vastese. Prestazione tutto cuore per i marsicani contro invece aragonesi incapaci di reagire nel corso della ripresa. Il servizio è di Andrea Costantini.
L'Avezzano vince di misura con merito il derby delle Deluse con la Vastese, due squadre rivoluzionate dal mercato e con un obiettivo chiaro, la salvezza. Una prova di carattere per i marsicani che hanno colpito nel primo tempo e legittimato il risultato nella ripresa contro una Vastese incapace di reagire come aveva fatto nel turno infrasettimanale. Nell'Avezzano subito in campo due degli ultimi tre arrivati, Ferrante e Manari, in panchina Pierantozzi, Giampaolo Vara un 4-3-3 con Crassi in regia, Tariuk preferito a Di Gianfelice, Manari, Padovani e Deramo in avanti. Nella Vastese beccato l'ex di turno Sbardella che guida la difesa con Jarocci al suo fianco per il forfè di Del Duca che va in panchina al pari dell'ultimo innesto Cicerello. In mediana ritrova il posto Stivaletta, davanti Leonetti, Sciba e Fiore. Si gioca di fronte ad una discreta cornice di pubblico. La partita però mette in evidenza le difficoltà delle due squadre. Un filo meglio la Vastese che bussa due volte dalla distanza nei primi 4 minuti con Leonetti e soprattutto Palumbo, il quale non va lontano dalla porta. Impacciata la manovra dell'Avezzano che patisce la mancanza di un regista vero. Si prodiga in avanti Manari, molto attivo, che va al tiro all'11esimo. La partita non offre granché. Al 25esimo punizione di Capellupo, incornata di Stivaletta sopra la traversa. Ma al 33esimo con un vero e proprio lampo l'Avezzano passa. Traversone di Manari, la difesa della Vastese si addormenta. Padovani no e il centravanti con una zampata piazza la palla alle spalle di Patania. La Vastese accusa il colpo ma reagisce alla fine del primo tempo. Punizione di Fiore, vola Fanti. Poi botta di Jarocci, deviata in corner da un difensore. Sul successivo angolo Sciba anticipa Fanti ma non trova la porta sguarnita. E così si va all'intervallo. Nella ripresa la Vastese prova a dare seguito a questa spinta e reclama un fallo di mano in area di rigore di Giovanni Di Caserta, fa giocare. Avezzano di rimessa al 7° con la botta di Deramo, ma soprattutto al 9° quando la squadra di casa sfonda a sinistra, cross basso di Di Nicola per Manari che fallisce il tiro da favorevole posizione. Lo stesso Manari, acciaccato, lascia il campo a Grazioso e Deramo, riportato a sinistra, si fa subito pericoloso al 22° con una giocata delle sue, sventata distinto da Patania. La Vastese spinge senza costrutto e senza creare alcunché ed è l'Avezzano a sfiorare ancora il raddoppio al 27° con il colpo di testa di Tariuk. Allora Montani spedisce dentro Cicerello e Cone per Fiore Stivaletta e cambia modulo 4-2-4 e al 33° Capellupo pesca Sciba che conclude Fanti e miracoloso in due tempi. I cambi sembrano dare nuova linfa alla Vastese ma l'Avezzano si rifà vivo due volte col sinistro di Grazioso prima da piazzato e poi con una conclusione da fuori. In entrambi i casi uno spavento per Patania. Nei minuti finali il forcing della Vastese non c'è, i marsicani gestiscono bene il vantaggio e portano a casa un successo prezioso, il secondo della gestione del nuovo presidente D'Alessandro contro una Vastese apparsa involuta nella ripresa. Vittoria in trasferta al Macrelli di San Mauro Pascoli per il Pineto che così diventa la migliore squadra abruzzese del girone. La squadra di Amaulo vince grazie a una doppietta di Tomassini, doppietta anche per il Francavilla che regola tra le mura amiche l'Isernia, doppietta di Dos Santos e così i giallorossi tornano finalmente alla vittoria. Vediamo insieme i servizi di Roberta Di Sante e di Ania Cantagalli. Il Pineto trova la partita perfetta e spugna il Macrelli di San Mauro Pascoli battendo per 2-0 la San Maurese e si porta al quarto posto in solitaria. Uno squalificato per parte, Maioli nelle fila dei locali, Stefano Amadio invece per il Pineto che sconta la prima delle due giornate comminategli dal giudice sportivo. Nel 3-5-2 schierato da Mastro Nicola, Maggioli prende il posto di Maioli in difesa e il nutrito centrocampo sostiene le due punte Zuppardo e Pieri. Nel 4-3-3 di Amaulo, Esposito prende il posto di Stefano Amadio nel cuore del centrocampo, supportato da Marianeschi e Camplone, con l'inserimento di massa in avanti con Tomassini e Fratangelo. In porta Remo Amadio viene preferito a Fargione, mentre parte dalla panchina il neoacquisto Wilson Cruz, arrivato in settimana dal Francavilla. I biancazzurri approcciano bene la gara dopo soli 2 minuti. Esposito apre per massa, ma la conclusione termina alta. Il risultato si sblocca al 5° quando ancora Esposito tenta l'incursione in area e viene messo giù da Baldassarri in uscita. Per il direttore di gara Campagni e calcio di rigore. Dal dischetto Tomassini beffa Baldassarri che intuisce ma non ci arriva. Partita subito in salita per i locali che accusano il colpo e al 18° rischiano di incassare anche il raddoppio quando Fratangelo dalla sinistra sventola dalla parte opposta per Massa che tutto solo, forse con un eccesso di altruismo, invece di calciare prova a servire Tomassini
Pellegrini, favorendo il recupero della difesa. Il Pineto tiene bene il campo e prova a impostare il proprio gioco sfruttando molto la corsia di destra, dove Massa è spesso lasciato libero di svariare. Al 34esimo, bella azione corale che si sviluppa sull'asse Fratangelo Tomassini-Massa, con l'esterno che non trova il bersaglio grosso. Nel finale di primo tempo si fa vedere la San Maurese sugli sviluppi del corner battuto da Enrico. Prima Pieri tenta la conclusione respinta da Amadio, poi prova Maggioli, ma la difesa riesce a sbrogliare. Nella ripresa le due squadre ripartono subito forte, botta e risposta al settimo. Marini conclude dalla distanza, Baldassarri non blocca, in agguato c'è Tomassini, ma l'estremo romagnolo si salva in due tempi. Sul contropiede Sumain serve Scarponi, la scodellata in area del capitano e l'anticipo in uscita di Amadio su Pieri. Al 18esimo tegola per il Pineto, Pepe commette fallo su Diop e viene ammonito, era diffidato e salterà il derby di domenica prossima contro l'Avezzano. La San Maurese prova a recuperare le sorti del match, al 19esimo Scarponi pennella la punizione per la testa di Rosini che da due passi costringe al miracolo Amadio. Al 23esimo reclamano per un calcio di rigore i romagnoli, Zuppardo mette in mezzo il traversone, Orlando spazza tra le proteste dei locali che vorrebbero il fallo di mano del difensore pinetese. Nel tentativo di recuperare inevitabilmente la San Maurese si espone alle ripartenze del Pineto, al 25esimo Fratangelo riceve palla al limite, la conclusione e la deviazione in corner, al 26esimo i biancazzurri mettono in ghiaccio la gara. Massa dalla destra serve Tomassini nell'area piccola, la girata sotto misura del centravanti vale il 2-0 e la doppietta personale. Passerella e applausi meritati per lui al minuto 36 quando lascia il posto al neoarrivato Wilson Cruz, all'esordio con la maglia del Pineto. Nei minuti finali da annotare una conclusione dal limite alta di Pieri e la traversa di Ciarcelluti che di fatto chiude la gara. Si interrompe così la striscia di 5 risultati utili della San Maurese, mentre il Pineto riscatta con una grande prova di forza il passo falso di mercoledì contro l'Agnonese e riprende la sua corsa, in attesa del derby contro l'Avezzano che i biancazzurri dovranno disputare senza Stefano Amadio e Capitan Pepe. Francavilla torna alla vittoria dopo 8 gare e batte 2-0 Lisernia con i primi gol in maglia giallorossa di Dos Santos. Rachini lancia subito titolare l'ultimo arrivato Mancini, ex Teramo e Pineto, al posto di un Banegas ancora non al meglio della condizione. Per il resto 4-2-3-1 confermato dopo le 10 partenze di 3 arrivi della finestra di mercato invernale, con Sanchez vicino anch'egli all'addio. Lisernia di Massimo Silva risponde con il consueto 3-5-2, con Romano e Petitti in avanti e l'ex San Nicolò Iaboni in panchina. La gara si apre con un episodio da moviola. Al sesto contatto in area tra Montagnoli e Frabotta. Il direttore di gara ammonisce per simulazione l'attaccante giallorosso tra le proteste veementi dei compagni di squadra e dei presenti al Vallianzuca. Il Francavilla non si demoralizza per l'episodio e tiene il possesso palla, lasciando alla formazione di Silva solo sterili ripartenze. Al 17esimo Palumbo fa partire Dos Santos sulla linea del fuorigioco. L'attaccante col mancino piazza alle spalle di Tano il primo gol in maglia giallorossa. Lisernia prova ad alzare il baricentro con i padroni di casa che rischiano al 23esimo e sbrogliano in qualche modo una situazione complicata. Alla mezz'ora però il Francavilla passa ancora. Samuel Di Renzo serve col contagiri Montagnoli che entra in area e serve un assist a Dos Santos che deve solo spingere il pallone oltre la linea di porta per il raddoppio della formazione di casa e la sua prima doppietta in maglia Francavilla. I molisani accusano il colpo e per il resto della prima frazione la squadra di Rachini si limita a controllare. Ad inizio ripresa Palumbo rimane a terra dopo un contrasto di gioco. Entra in campo anche la Barella, ma il giocatore giallorosso riesce a rialzarsi e a lasciare il campo sulle proprie gambe per far spazio a Dipinto. Lisernia prova a tenere maggiormente il possesso per riaprire la gara, ma lascia spazi al Francavilla. Al quarto d'ora Spataro vede la ripartenza di Dos Santos, che arriva in area, ma la sua conclusione è calibrata male e finisce sul fondo. La ripresa è tendenzialmente soporifera, con i molisani che ci provano al 24esimo con Petitti, con tiro però alto sulla traversa. Il Francavilla risponde dopo la mezz'ora, quando Cafiero calibra verso Bosco, il cui impatto di testa è troppo centrale. Finisce senza altre emozioni una gara che il Francavilla avrebbe dovuto vincere, come ha fatto, anche senza stare troppo a guardare la prestazione. Per Lisernia invece è sempre più basso classifica.
È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 19. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.